Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Sentite la mia voce un po' strana? Sì, lo so, non è casuale. Il fatto è che oggi è venerdì 17. Come? Quello che si vede nel video è Jason di venerdì 13? Lo so, ma non esiste un film che si chiama venerdì 17 e siccome in America porta sfiga venerdì 13 e in Italia venerdì 17, li ho uniti e li ho fatti diventare venerdì 17 con Jason. Quindi per oggi Jason si adegua a quello che dico io. Capito Jason? E non fare quella faccia lì, a parte che non si vede neanche la faccia. Comunque, aspettate, scusate un attimo. Ok, perfetto, molto meglio. Allora, vi dicevo, benvenuti alla K-News, oggi venerdì 17, mi piacerebbe sapere nei commenti da parte vostra se siete scaramantici, cosa ne pensate di venerdì 17, vi porta più sfiga degli altri giorni, oppure siete talmente sfigati durante tutto l'anno che venerdì 17 non cambia niente, oppure come me, ad esempio, io il venerdì 17 della mia vita ricordo di aver vissuto dei momenti veramente bellissimi, tipo, non mi ricordo, però è successo, sono successe delle belle cose nei miei venerdì 17, quindi commentate se siete scaramantici e se credete che venerdì 17 possa portare un po' più sfiga del solito. E intanto vi dico questa cosa, siete fortunati perché state per ascoltare le Key News. Triste vittoria per i BTS agli MTV Video Music Awards, per gli amici intimi degli organizzatori come noi, VMAs. Nella notte italiana, a cavallo tra domenica 12 e lunedì 13 settembre, il gruppo della HYBE, o Big Hit che dir si voglia, si è aggiudicato il premio per la miglior canzone K-pop e di canzone dell'estate con Butter, ma anche di miglior gruppo, battendo la concorrenza di band del calibro di Maroon 5 e Foo Fighters, tra gli altri. L'ennesimo grande riconoscimento per i Bangtan, che continuano a riscuotere successo anche dall'altra parte dell'oceano, confermandosi un fenomeno più che mai mondiale. Continua ad allungarsi la folta lista di idol che nell'arco del 2021 hanno deciso di fare il proprio debutto da solisti. È notizia di qualche giorno fa che anche Hansae dei Victon farà molto presto il proprio esordio senza i compagni. L'uscita del suo primo lavoro è attesa per settimana prossima, più precisamente per il 25 settembre, giorno del suo compleanno. Ad annunciarlo è stata proprio la sua casa discografica, la Play M Entertainment. Già noto per le ottime qualità di rapper e songwriter, è atteso quindi da una nuova avventura. Quali sorprese avrà in serbo per noi? Beh, in serbo, probabilmente in coreano. E visto che oltre alle orecchie anche l'occhio vuole la sua parte, passiamo a una notizia che ha a che fare con la moda e la fotografia. Jennie delle Blackpink infatti è tornata a posare per Calvin Klein. Per la campagna autunno 2021 l'idol è stata immortalata con intimo nero, grigio, giacca nera, jeans, maglioni, mostrando la sua già nota sensualità. Inutile dire che i social sono letteralmente esplosi, che siano sul palco, sul set, con la voce o con la loro presenza, l'effetto Blackpink si traduce sempre in un successo. E rimanendo in tema di moda, passiamo invece a un bel ragazzone, e no, non parliamo di Ivan, ovvero Kai degli EXO, oltre che dei Super M. È stato annunciato in questi giorni che sarà l'ambasciatore globale della Settimana della Moda di Seoul del 2022, che si terrà online dal 7 al 15 ottobre. L'idol poserà con vestiti firmati e registrerà contenuti promozionali, utili ad accrescere la popolarità e l'attenzione attorno all'evento. Se anche il vostro cervello ogni tanto se ne va per i fatti suoi cantando il ritornello di Next Level delle aespa, non temete, il gruppo rookie più chiacchierato dell'ultimo anno sta per tornare per metterci in testa un nuovo successo. Le ragazze infatti hanno pubblicato una demo spoiler della nuova canzone Savage, title di un omonimo mini album che uscirà martedì 5 ottobre. Chissà se riusciranno a superarsi nuovamente e a tener fede alle aspettative che per un gruppo che ha debuttato da meno di un anno sono davvero incredibilmente elevate. Ed ora, essendo venerdì 17, io spero che vada tutto bene il collegamento con Simon, che anche questa settimana ci allieterà col suo Accadde Oggi. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Nonostante la bellezza dell'isola di Kos in cui mi trovavo la scorsa settimana, devo dire che mi siete un po' mancati. Pertanto oggi sono tornato più carico che mai con questa fantastica rubrica. Tuttavia, avendo fatto molta strada per tornare, vi propongo oggi un viaggio relativamente breve, fino al 17 settembre 2018 per l'uscita di Present You dei GOT7. È il terzo album in studio del gruppo, allora sotto contratto con la JYP. Lanciato dal singolo Lullaby, di cui esistono quattro versioni, in coreano, inglese, cinese e spagnolo, e non si capisce perché quella in vietnamita non l'abbiano fatta per accontentare anche Ivan, ha raggiunto molto rapidamente la vetta delle classifiche coreane, raggiungendo però altissime posizioni anche negli Stati Uniti. L'album è poi stato inserito anche nel doppio CD Present You and Me,
con 12 nuove canzoni, uscito il 3 dicembre. E anche se è un po' presto per cantarvi la ninna nanna, magari ve la consiglio per stasera, che poi non è che faccia molto dormire. E come vi avevo chiesto all'inizio di questo video, ve lo richiedo ancora, commentate, scrivete sotto a questo video se venerdì 17 così a memoria vi ha portato un po' più sfortuna di altri giorni o se sono accadute delle cose particolari, sia nel bene ma anche nel male. Quindi se è successo qualcosa di strano, ovviamente ragazzi non parliamo di cose strappalacrime ma di cose che possono anche strappare un sorriso. Ecco, vediamola in questo modo. Comunque in ogni caso, anche se è venerdì 17, ho registrato tutto in una volta. No, non è vero, la registrazione era andata a KO, quindi anche se l'ho registrata il giorno prima, venerdì 17 già si fa sentire, quindi ho dovuto rifare due volte le Key News. Ma nonostante questo, buon venerdì 17 a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!